Il 30 giugno dovrebbe scadere il blocco degli sfratti, quello attuato per il Covid, una situazione drammatica anche alla Spezia. Assolutamente, sono centinaia le famiglie che rischiano gli sfratti e se si pensa che questa situazione drammatica si possa sommare allo sblocco dei licenziamenti, allo sblocco della moratoria del mutuo della prima casa, si può pensare a una situazione sociale davvero difficile. È per questo che siamo qui sotto come SICET, UNIAT e SUNIA unitariamente per andare appunto in prefettura con i rappresentanti dei locali del governo a chiedere di mettere da subito insieme delle azioni, non solo protesta ma anche proposta, perché noi siamo qui e da tempo chiediamo la diminuzione del massimo dei canoni degli affitti e a canone concordato, un nuovo piano Fanfani per la ricostruzione, per la ristrutturazione, pensate, solo la Spezia sono 300 gli appartamenti pubblici sfitti, la costruzione di nuove case popolari. Tante azioni anche di ristoro nei confronti dei proprietari se diminuissero i canoni, come sulla cedolare secca che può essere ancora diminuita, come diciamo anche la diminuzione dell'IMU. Insomma, delle proposte organiche, concrete per mitigare questo problema che sta diventando davvero drammatico. Quali sono i dati di questa problematica a Spezia? I dati, noi pensiamo che siano circa 400 le famiglie che in questa prima tranche siano davvero sotto sfratto. Poi c'è anche a settembre saranno circa 200 e pensiamo circa 100 a dicembre. Tra l'altro sulle case popolari c'è il problema del bando regionale. Sì, addirittura la Corte Costituzionale ha dichiarato appunto illegittimo un bando pubblicato nella Regione Lombardia praticamente identico a quello che si vorrebbe pubblicare. Ora noi chiediamo un senso di responsabilità ancora una volta, SICET, UNIAT e SUNIA unitariamente, perché si pubblichi al più presto questo bando e senza questo diciamo, vincolo.